Normalmente arriva un momento nella vita in cui ci si pone una domanda. Perché lo chiamano settembre se è il nono mese dell'anno? E poi di conseguenza perché ottobre se è il decimo? E poi novembre, dicembre, perché? È chiaro che c'è qualcosa che non quadra. Sembra che questi mesi provengano da una numerazione diversa, in cui per qualche ragione un tempo prima di loro mancavano un paio di mesi, che sono stati poi aggiunti dimenticandosi di aggiornare i nomi di quelli successivi che hanno mantenuto così i nomi della vecchia numerazione. Ma poi perché la numerazione parte da settembre? Non c'è un seiembre, cinquembre? Sì, è andata più o meno in un certo senso così. C'erano anche seiembre e cinquembre, con un nome un po' diverso. Vediamo. La ragione è proprio quella che sembra più logica. Un tempo mancavano due mesi e la colpa, si fa per dire, era degli antichi romani, i quali avevano un calendario di 10 mesi. Alcuni mesi erano di 30 e altri di 31 giorni. Mancavano quelli che noi oggi consideriamo i primi due mesi dell'anno, ossia gennaio e febbraio. Però nessuno ci vedeva la ragione di farne dei veri e propri mesi. Quello era l'inverno ed era come se fosse un periodo di attesa, una sorta di grande notte alla fine della quale iniziava la primavera. E con la primavera i combattimenti. Non a caso il primo mese prese il nome di marzo, perché è dedicato a Marte, il dio della guerra. Perché a marzo si iniziavano le guerre. Con questa numerazione il settimo mese era settembre e così via fino al decimo mese che era dicembre. Inizialmente il quinto mese, l'attuale luglio, si chiamava Quintilis e il sesto Sextilis. Fu solo successivamente che presero gli attuali nomi, luglio in onore di Giulio Cesare e agosto in onore di Ottaviano Augusto. Per completezza, maggio ha questo nome in quanto dedicato a Maia, dea della fecondità, dell'abbondanza, e Maia viene da lì perché mangiava. Maia, no. Giugno è detto così per via di Giunone. Aprile ha un'etimologia più incerta e non si sa se stia per il verbo latino aperire, che significa aprire, schiudere, oppure magari un riferimento alla dea Afrodite. Sei sicuri che la dea Afrodite? Il vecchio calendario, che andava da marzo a dicembre, contava 304 giorni. Probabilmente per scaramanzia vennero modificate le lunghezze dei mesi di 30 giorni, che furono ridotti a 29. All'epoca si pensava che i numeri pari portassero male. Avendo portato a 29 i 6 mesi che precedentemente avevano 30 giorni, l'anno era diventato di 298 giorni, più il periodo invernale che non si contava, ma a un bel momento si decise di fare le cose per bene. Anche troppo. Nel tempo che la Terra impiega a girare attorno al Sole, gira anche su se stessa, ma quando ha compiuto un giro attorno al Sole, non ha realizzato un numero intero di giri su se stessa. I due moti vanno, potremmo dire, un po' per conto loro. Dopo un anno, la Terra è girata 365 volte su se stessa più un pezzettino. Altro elemento che entra in gioco è la Luna. Osservando dalla Terra, vediamo che la Luna ci gira intorno. Si potrebbe sperare che, dopo un anno, la Luna ci abbia girato intorno un numero finito di volte. E invece, anche lì, niente. In un anno la Luna ci gira intorno 12 volte più un pezzo. Insomma, sti giri vanno un po' per i fatti loro e sta cosa, specie quella della Luna, dava un po' fastidio. Perché non si poteva contare l'anno serenamente con le lunazioni? Quando la Luna ci è girata attorno 12 volte, sono passati 354 giorni più circa 9 ore. Non c'è niente di intero in questi numeri. I romani forzarono un po' la mano per seguire le lune e decisero di far durare l'anno 355 giorni. Ricordate che eravamo 298 senza due mesi. Ecco, secondo alcuni sotto Numa Pompilio, secondo altri la riforma fu successiva, vennero aggiunti due mesi anche nel periodo di freddo, i nostri gennaio e febbraio. Gennaio, così chiamato in onore del dio Giano, e febbraio invece proviene dal termine latino che indica la purificazione. Per arrivare ai fatidici 355 giorni del calendario romano ne servivano 57 da assegnare ai due nuovi mesi. Si decise di dare 29 giorni a gennaio e 28 a febbraio. Certo che 28 era pari. Portava un po' sfiga. Ora, un numero pari può essere espresso come la somma di due numeri dispari. Non solo, ma la somma di due numeri dispari fa sempre un numero pari. Divisero dunque febbraio in due parti, una prima di 23 giorni e una seconda di 5 giorni. Il 23esimo giorno di febbraio corrispondeva alla fine dell'anno religioso e venne chiamato Terminalia. Poi sia chiaro, i romani sapevano bene che un anno durava 365 giorni più un pezzo. Per quanto non fosse un valore precisissimo, fecero sì che l'anno medio durasse 365,25 giorni, che è molto simile al valore corretto. Per arrivare a quel valore crearono un calendario delirante. E chi siamo noi per non tuffarci dentro questo delirio?
abbiamo visto che i mesi nascono con l'idea di seguire i cicli lunari, ma purtroppo il meccanismo è impreciso. I romani si inventarono allora un mese, detto Mercedonio, che alla bisogna veniva inserito per riallinearsi col calendario astronomico effettivo. Mercedonio era un mese variabile, un po' come il nostro febbraio attuale. Era formato a volte da 22, altre volte da 23 giorni. Vediamo come. Vai che si parte col delirio. Il calendario era modellato su blocchi di 6 quadrienni. Per i primi 4 quadrienni, i mesi di Mercedonio dovevano essere inseriti ogni 2 anni e, alternativamente, di 22 e 23 giorni. In sostanza c'era un anno classico di 355 giorni, poi uno di 377, poi uno di 355 e poi uno di 378 giorni. Gli ultimi 2 quadrienni venivano gestiti in modo diverso. Il primo era formato sempre da mercedoni biennali, ma entrambi di 22 giorni. In pratica, il mercedonio che nei precedenti quadrienni era di 23 giorni, adesso era di 22. Nell'ultimo quadriennio, invece, il mercedonio da 23 spariva proprio, nel senso che non veniva conteggiato, e quindi il 24esimo anno era di 355 giorni. Se vi levate lo sfizio di fare il conto di quanto durava l'anno medio di questo gruppo di 24 anni così calcolati, perché 6 quadrienni corrispondono a 24 anni, troverete il valore di 365,25. Il risultato finale era dunque praticamente perfetto. Il problema non era il conteggio, articolato sì, ma tutto sommato corretto, quanto il fatto che la decisione di inserire il mercedonio spettasse al pontefice Massimo. Era dunque una decisione politica. Ancora oggi si sente qualcuno dire prima la politica, poi la scienza. Ecco, questa formula non funziona e il calendario romano ne è la prova. Se poi vogliamo prove anche più recenti, ne troviamo a cariolate. Nel caso del nostro calendario romano, i detentori del potere decidevano di inserire il mercedonio un po' quando gli faceva comodo, senza seguire la regola che gli avevano proposto gli astronomi, mandando di fatto così a quel paese il conteggio preciso dei giorni. Fu per questo che Giulio Cesare dovette intestarsi la riforma del calendario che prese il nome per l'appunto di Giulio e di cui abbiamo già parlato diffusamente in questo video. Ma torniamo alla suddivisione dell'anno in mesi, perché c'è un aspetto interessante che fa sì che ancora oggi vi siano dei calendari diversi che influenzano la vita di milioni di persone. La scansione del tempo è sempre stata legata a doppio filo con le religioni e dunque anche i calendari ne hanno risentito. Se siete musulmani o avete fra le vostre conoscenze persone di fede musulmana, sapete che il periodo del Ramadan, il mese in cui i fedeli applicano una particolare forma di digiuno, cambia da un anno con l'altro. In realtà il mese del Ramadan è sempre il nono, ma è determinato sulla base del calendario islamico, che segue perfettamente le lunazioni, e detto anche calendario lunare, e un anno dura, a seconda delle volte, 354 o 355 giorni. Questo, a seconda dei periodi e delle latitudini a cui si vive, può creare delle difficoltà ai fedeli. Durante il Ramadan si digiuna di giorno e si può mangiare e bere solo dopo che il sole è calato. Immaginate di voler osservare le regole del Ramadan quando questo cade nel periodo fra giugno e luglio e voi vivete in Norvegia. In quel caso avete pochissimo tempo per mangiare e bere, poi dipende da che punto siete della Norvegia, ovviamente. Un altro calendario legato alle lune è quello ebraico, al quale ad esempio fa riferimento la nostra Pasqua. È detto calendario solilunare, perché segue le lune ma poi inserisce un blocco di giorni per riallinearsi a quello solare. Il calendario romano era di questo tipo, come abbiamo visto. La sezione di giorni che viene aggiunta prende il nome di intercalare o embolistico, quindi di fatto il mercedonio era un mese embolistico. Un'ultima curiosità, si è detto che un tempo si iniziava a contare l'anno da marzo e solo successivamente sono stati aggiunti i mesi di gennaio e febbraio. Perché però a un certo momento quei 2 mesi sono diventati i primi, creando peraltro quel cortocircuito di cui si diceva all'inizio, fra i mesi di settembre che è il nono, ottobre decimo e così via. Non si poteva tenere dicembre come decimo e mettere gennaio undicesimo e febbraio dodicesimo? In pratica, perché e da quando l'anno comincia l'1 gennaio? Prima di rispondere è giusto ricordare che il Capodanno non è quello per tutti. Vi sono molti paesi, soprattutto in Asia, che lo festeggiano in altri giorni. Ma veniamo al nostro primo gennaio. È strano che un mese aggiunto dopo si sia preso il privilegio di essere il primo. E in effetti, inizialmente, gennaio era l'undicesimo e febbraio il dodicesimo mese, a cui veniva aggiunto a seconda delle volte il mercedonio e poi l'anno iniziava regolarmente a marzo. Quando Giulio Cesare fa la riforma del calendario nel 46 a.C., sposta anche l'inizio dell'anno al 1 gennaio, e questo per farlo coincidere con i festeggiamenti in onore del dio romano Giano, di cui abbiamo visto gennaio prendeva il nome. Il Capodanno è pertanto lì, per una questione puramente religiosa. Per chi fosse interessato o interessata a votare ai Factanza Awards 2024, c'è tempo fino al 31 maggio, ci sono varie sezioni e una è dedicata alla divulgazione scientifica. Questi sono i 5 candidati.
Se siete giunti fin qui, può essere che siate talmente affezionati al canale da fare il gesto sconsiderato di sostenerci. Magari abbonandovi a sezioni del canale per ulteriori contributi, comprare i libri, i nostri prodotti, donandoci il 5 per 1000, tutte cose che ci aiutano a tirare avanti la baracca. Per chi ne vuole sapere un po' di più, abbiamo un sito, associazioneatelier.it, dove trovate un po' di informazioni e le date degli incontri dal vivo. Aggiornamenti li mettiamo sempre anche su Instagram e Facebook. E se siete amanti dei podcast, ci trovate anche su tutte le principali piattaforme podcast. Alla prossima, in compagnia di Afrodite. Non è Afrodite, è Jennifer Lawrence, te l'ho detto prima, non è Afrodite, è Jennifer Lawrence.